Cari giovani, sono molto lieto di poter portare il mio saluto a questo incontro che a Bagnarripolo, in Firenze, raduna tanti di voi per mettervi in contatto con l'esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro. Non tutti, infatti, si è potuti venire a Rio, ci siamo qui, alcuni tra noi, sia io, sia alcuni sacerdoti e alcuni giovani fiorentini, ma molti di noi, sia fiorentini che non, siete a Bagnarripoli dove appunto cercate di seguire gli eventi della GMG, sia pure da lontano. Sono lieto di portare qui il mio saluto e di dirvi a voi la grande gioia di poter incontrare il Santo Padre qui a Rio de Janeiro e di poter soprattutto ascoltare il suo messaggio di invio in missione per tutti i giovani del mondo. Voi sapete infatti che il tema della Giornata Mondiale della Gioventù è andate e fate di miei discepoli tutti i popoli della terra. E questo invio, che è l'invio di Gesù ai suoi apostoli, viene ripetuto oggi dal Papa per tutti i giovani del mondo, perché non ci rinchiudiamo noi stessi, ma sentiamo come un'urgenza della nostra fede quella di comunicarla agli altri. D'altra parte, una fede non sarebbe autentica se non fosse la scoperta di una gioia, di una felicità tale da volerla condividere con chi non l'ha. E d'altra parte, questo slancio missionario che dobbiamo far nascere dal nostro cuore deve però avere una salda radice di fede per non essere semplicemente una propaganda proselitistica. Ecco allora che la ricerca della fede e l'annuncio della fede si legano l'uno all'altro. Auguro quindi a tutti voi di trovare in una salda radice di fede lo slancio per una missione, per un annuncio del Vangelo oggi ai vostri coetanei. Quindi una bella formazione, un ritorno alla parola di Dio, una frequenza ai sacramenti, un vivere la vita della comunità sono i presupposti di una vera missione. E la missione scaturirà spontaneamente da chi avrà rassodato la propria esperienza di fede nella parola di Dio, nei sacramenti e nella comunità. Abbiate questo coraggio. Oggi non è facile essere annunciatori del Vangelo in questo mondo. Spesso questo mondo, anche il mondo giovanile, è ostile al Vangelo, o perlomeno mette dei muri nei confronti del Vangelo. Quando non è ostilità, è l'indifferenza che domina. Ecco allora che dobbiamo avere un grande coraggio, una grande convinzione della fede per portare la nostra testimonianza a tutti. Abbiamo il coraggio che però che non viene dalle nostre forze, ma viene da Gesù stesso. E infatti quel Gesù che invia gli apostoli, che ci dice anche che sarà con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E come sta Gesù con noi fino alla fine del mondo? Attraverso il suo Spirito. È Lui, lo Spirito Santo, il vero soggetto della missione. Non siamo noi che andiamo in missione, è Lui che ci dà le parole giuste, Lui che ci mostra i gesti giusti della missione, è Lui che ci spinge verso i luoghi della missione. Così ha fatto con la prima generazione dei cristiani, lo leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, così continua a ripeterlo secolo dopo secolo per tutte le generazioni dei cristiani. Così Egli oggi vuole essere presente alla vita di tutti attraverso di noi, Lui il vero missionario che fa di noi gli strumenti della sua missione. Affidiamoci dunque allo Spirito di Gesù e non abbiamo paura di essere annunciatori, testimoni del Vangelo verso i nostri coetanei. Essi attendono una parola di speranza, perché la speranza manca al loro cuore, i loro orizzonti di vita sono troppo ristretti. Ecco allora che poter riscoprire, grazie alla luce del Vangelo, una speranza vera nella loro vita non potrà che essere accolto con gioia da tutti coloro ai quali noi saremo testimoni credibili del nostro incontro con Gesù.